Oh, finalmente, eccoci qua. Buonasera. Dopo una settimana circa di pausa, oggi andiamo a fare una nuova cottura. Che andiamo a fare? Un classico però con una piccola modifica. Perché andiamo a fare delle costine di maiale al sidro di mele. Questa ricetta, diciamo così, l'abbiamo presa da ricettario online della Weber sul sito ufficiale. Andiamo adesso a vedere la preparazione. Perché? Perché la preparazione ha bisogno di due step. C'è una preparazione per la salsa che va fatta ai fornelli e una preparazione poi sul barbecue. Oggi, in questo momento, andiamo a vedere come si prepara la salsa poi da usare, l'intingolo, chiamiamolo così, per usare sulla carne. Dopo, visto l'intingolo, andiamo a pulire le costine e poi andiamo sul barbecue. Allora, ci vediamo fra 5 secondi. Allora, eccoci qua. Finalmente pronti per preparare l'intingolo, quindi la salsa per andare poi a metterlo su queste nostre buonissime costine. Allora, come si prepara l'intingolo? L'intingolo viene preparato con 500 ml, quindi mezzo litro di sidro di mele, appunto, siccome sono le costine in miele, di maiale al sidro di mele, quindi abbiamo bisogno del sidro di mele. Pepe, poi dobbiamo andare a prendere un cucchiaio di peperoncino senza semi, mi raccomando, quindi tritato senza semi, 5 cucchiai di ketchup, eccolo qui, 2 cucchiai di aceto di mele, io ovviamente uso questo qui, mi ci trovo molto bene, comprato da MD, e poi un cucchiaino di zucchero di canna, un quarto di cucchiaino di sale fino e un quarto di pepe nero macinato fresco. Ora andiamo a vedere come si prepara la prima fase dell'intingolo, perché l'intingolo si fa in due fasi. La prima parte si deve mettere in un tegame il 500 ml di sidro. Perfetto. Messi 500 ml di sidro, andiamo a mettere i due scaloni già tritati. Ora ci vediamo sui fornelli perché dobbiamo andarli a riscaldare questi due ingredienti e far ritirare il sidro dal tegame, almeno la metà. Quindi da 500 ml dobbiamo arrivare almeno a 250 ml, quindi da mezzo litro almeno a un quarto di litro. Va bene? Ci vediamo ai fornelli. Eccoci qua sui fornelli. Io mi ero dimenticato di aggiungere un cucchiaio praticamente di peperoncino. Io uso questa dose, questo cucchiaino qua è un dosatore, perché almeno così mi regolo sempre a filo dosatore e un cucchiaio. Eccoci qua. Ora andiamo ad accendere la fiamma e andiamo a far ritirare praticamente il tutto. Questo qui dovrà avvenire praticamente a fuoco medio-basso. Ci vediamo fra una decina di minuti. Ciao! L'intingolo si sta praticamente ritirando, il sidro di mele si sta praticamente ritirando e noi adesso andiamo a mettere
gli ingredienti ulteriori per finire la cottura. E adesso andiamo a mettere praticamente 2 cucchiai di aceto di mele, questo uno, due. Andiamo a mettere, chiudiamo, andiamo a mettere 5 cucchiai di ketchup. Praticamente stiamo facendo quasi quasi una salsa, una mezza salsa barbecue praticamente. Una. Due. Tre. Sarà contento mio figlio. Quattro. E 5. Sciacquiamo, almeno così siamo sicuri. Ok. Ora andiamo a mettere il cucchiaino di zucchero. Allora, questa dose sarebbe, quindi 1 ml, sarebbe mezzo cucchiaino. Quindi noi andiamo a mettere 2 di queste dosi qua, 1 e 2. Ora andiamo a mettere 1/4 di pepe nero, 1/4 di cucchiaino. Era poco. E 1/4 di sale. Ora sì. Mescola tutto insieme. Finalmente siamo arrivati al momento della pulitura delle costine. Abbiamo fatto praticamente ritirare l'intingolo ed è già pronto nella sua bella vaschetta per essere utilizzato. Ora, come potete vedere, il video è molto in velocità, in quanto se no il video totale sarebbe durato un'ora, un'ora e mezza. E non mi pareva proprio il caso. E adesso sto esercitando un po' di pulizie, praticamente sto effettuando una pulizia delle costine e poi in un secondo momento una suddivisione. Vado a togliere tutto il grasso in eccesso, tutta la ciccia in eccesso, per evitare che la ciccia che si bruci durante la cottura. Quelle parti un po' più fine, quelle parti un po' più senza l'osso. Vado a pulire le costine dalla pleura, anche se non si vede perché mandandolo in velocità alcuni punti sono salta, il video lo fa saltare. Ma durante la pulitura mi sono accorto che per la cottura è molto 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 più facile. Se tutto il pezzo della costina, perché me l'hanno venduto intero, sono 2 kg di costine, andava separato. Ho lasciato un po' di grasso perché a me piace la ciccia fatta in questo modo, perché almeno così si ammorbidisce. Andiamo a vedere adesso con quale rub io ho massaggiato, ho insaporito le nostre costatine. Il rub ho usato quello da ricetta tradizionale che è sale e pepe, quindi una bella manciata abbondante di sale e una bella manciata abbondante di pepe, e poi si va a massaggiare la costatina. Eccoci qua. Allora, mentre aspettiamo che il barbecue si avvii, quindi arriva a temperatura di 180 gradi, andiamo a spiegare un po' come si sviluppa questa ricetta. Quindi abbiamo detto, abbiamo fatto prima l'intingolo,
no? Con tutta la salsa, il sidro di mele, ci abbiamo aggiunto praticamente il pepe, scusate, il peperoncino, poi abbiamo aggiunto anche lo scalogno tritato e l'abbiamo fatto bollire per 10-15 minuti, quindi l'abbiamo fatto ritirare. Una volta che si è ritirato questo intingolo, abbiamo aggiunto, mentre bolliva, abbiamo aggiunto peperoncino, abbiamo aggiunto un quarto di cucchiaino di pepe, un po' di sale, 5 cucchiai di ketchup, comunque lo troverete qui sotto o qui in alto, non so dove comparirà, gli ingredienti per l'intingolo. Una volta che l'intingolo si è creato, quindi si è ristretto, da mezzo litro è arrivato a questa portata qui, di essere così liquido, e poi andremo a spennellarlo abbondantemente sulle nostre costine dopo una seconda cottura. Ora, le costine le abbiamo pulite, abbiamo levato la pleura, abbiamo levato tutto il grasso in eccedenza, che a me non piace, e abbiamo lasciato giusto quel grasso che serve per ammorbidire la carne. L'abbiamo diviso a metà per una gestione migliore. Perché? Perché poi come si va a sviluppare? Si va a sviluppare che andiamo a prendere la carne, la dobbiamo adagiare per una cinquantina di minuti dalla parte delle ossa, quindi la parte interna del torace, del maiale, sulla graticola, ovviamente cottura indiretta sulla graticola, almeno così che la carne vada a rosolarsi un pochettino, si vada a seccare. Una volta che si è seccata, andiamo a mettere l'intingolo all'interno sopra alle nostre costatine, la chiudiamo con la carta argentata e l'andiamo a mettere sopra a questo oggettino che, ripeto, è arrivato oggi, è fantastico, comprato su Amazon. Potrete trovarlo anche qua sotto, poi metterò il link di questo oggettino, dove andremo a mettere le costatine tutte avvolte in carta argentata all'interno. A che cosa serve questo? Questo serve per aumentare il piano di cottura, perché se noi mettessimo le costatine in cottura in diretta come vanno, però ce ne vanno due. Invece in piedi ce ne entrano 1, 2, 3, 4, 5, 5 costate. E si può fare la stessa cosa anche per le bistecche. Si possono mettere le bistecche, anche le fiorentine, belle spesse, in piedi, qui così. Quindi ci va ad aiutare a una cottura, ad ampliare un piano di cottura. Poi io oggi voglio provare un metodo di affumico. Scusate. Oggi io voglio andare a provare un nuovo sistema di affumicatura. Affumicatura, tutti sappiamo che usando questo componente, questo prodotto, cosa vanno fatti? Vanno messi in bagno, in acqua, poi appena abbiamo messo la brace li buttiamo lì e chiudiamo e si va ad affumicare. Io online ho visto un altro metodo con la carta argentata a secco. Perché? E come funziona? Funziona che andiamo a prendere i nostri legnetti. Io ho una affumicatura whisky. Possiamo fare anche due cartocci, che è meglio. Quindi una volta preso questa struttura così, aspettate, abbasso, faccio prima, andiamo praticamente a chiuderli. Facciamo due. Dobbiamo stare attenti che non succeda questo che mi è successo a me. Quindi vado a mettere un'altra copertura.
io ne vado a fare due. Poi sul video dice che vanno fatti dei fori per far uscire ovviamente il fumo e si vanno ad adagiare sopra il carbone acceso praticamente. Quindi c'è una combustione più lenta perché c'è la carta argentata, quindi non prendono subito a fuoco e praticamente bruciandosi senza fiamma, quindi vanno praticamente a produrre fumo che è poi quello che ci serve a noi. Perché preferisco, o meglio, preferisco, sto provando questo metodo? Sto provando questo metodo perché la logica di chi lo ha pensato, che in questo momento vi devo chiedere scusa che non mi viene in mente il nome, poi mi vado a informare e ve lo scriverò qua sotto. È una logica interessante, intelligente. Dovrebbe essere lo Zelig del barbecue, una cosa del genere. Perdonami se non mi ricordo, ma poi ti vado a trovare il nome e ti menziono qua sotto. È una logica interessante e intelligente perché lui dice: se io prendo il legno, lo inumidisco, quando lo vado a mettere sulla brace, il vapore che voi vedete, il fumo che voi vedete, potrebbe essere dovuto all'evaporazione dell'acqua che è imbevuta nel legno. Quindi non è proprio una affumicatura. E quando va a fumicarsi quando il vapore è finito. Quindi il vapore acqua è finito. Quindi andiamo a creare quando il legno poi in effetti brucia, vero e proprio. In questo modo anticipiamo la fumicatura perché non facciamo in modo che evapori l'acqua perché già il legno è secco, però stando in carta argentata non gli facciamo prendere fuoco subito, quindi bene o male dovrebbe avere lo stesso risultato. Lui dice che ci si trova molto bene. Io oggi lo provo per la prima volta e vediamo cosa succede. Ora scappo che ho la brace pronta per metterci le nostre postatine. Ora la brace è pronta e andiamo a mettere le nostre costine sopra il nostro barbecue con la parte delle ossa rivolta verso il basso e in una zona di sicurezza, o meglio, in una zona dove non c'è la brace perché questa deve essere una cottura indiretta. Ora si va a coprire il tutto, aspettiamo una ventina di minuti perché dobbiamo fare in modo che la costatina si sia rosolata e un po' ritirata i liquidi un po' cotta, diciamo così. Ora, come si può vedere, la cottura è ottima. La mettiamo da una parte e la andiamo a cospargere finalmente col nostro intingolo e la andiamo a chiudere una per una la costatina dentro alla carta argentata. L'intingolo deve essere abbondante, mi raccomando. E mi raccomando, quando si chiude con la carta argentata dobbiamo stare attenti che non escano nessun pezzo né di carne e neanche che l'osso possa andare a rompere la carta argentata. Quindi deve essere tutto bello chiuso e isolato. Questo si fa per tutti i pezzi che noi abbiamo a disposizione. Io ne avevo 4 perché era un pezzo da 2 kg, ripeto, l'ho suddiviso in 4 parti. Si va a inserire, mi raccomando, anche la parte della cipolla, deve essere dello scalogno, mi scuso, sopra la carne, almeno così si insaporisce, si inserisce e si riaspetta altri 20-30 minuti praticamente. Si riapre il tutto. La ricetta dice una cinquantina di minuti e fino a che la carne non arrivi a 90 gradi all'interno, però io sono andato molto, perché io vado molto a sensazioni e finora non mi sono mai sbagliato con questo stesso senso, e io vado molto a sensazioni, molto a naso, molto a occhio, quindi uso tutti i miei sensi. La carne, ecco, come potete vedere, è bella rosolita, bella cotta, e andiamo
a rimettere un altro po' di intingolo e si va a rimettere un'altra volta sulla brace. Quindi diciamo che è una cottura da ricettario di 2 ore. A me è venuta all'incirca un'ora e 40 minuti, quindi quasi 2 ore, sì, però un'ora e 45 minuti. Anche perché molto probabilmente io ancora non ho il termometro per calcolare la temperatura della brace, quindi molto probabilmente il mio barbecue era molto più alto, era molto sopra i 180 gradi. Però posso dire la sincera verità, sono rimasto molto soddisfatto. Eccoci qua, è tutto cotto e adesso andiamo a vedere come si presenta. Eccoci qua, questo è come si presenta le costatine. Dopo vi faccio sapere com'erano. Buon appetito e buon abbraccio a tutti. Ovviamente le braciole, eh sì, ovviamente le costatine con la mia nuova cotta di birra è chiara. È un accostamento ottimo, ottimo, ottimo. Buon appetito.